Si riaccende la polemica politica su Liticoltura dopo la manifestazione davanti al Comune, Movimento 5 Stelle e PD all'attacco dell'amministrazione, strumentalizzazione afferma Forza Italia. È stata ritrovata a Bracciano Jasmine, la ragazza di 16 anni la cui scomparsa avvenuta sabato dal villaggio del fanciullo era stata denunciata dalla madre attraverso i social. Fratelli d'Italia suona la sveglia al sindaco e al resto della maggioranza alla vigilia della scelta del nuovo consiglio d'amministrazione di CSP del possibile rimpasto di giunta. La pressione atmosferica torna a aumentare, ma i biossidi di azoto continuano a diminuire. Il nuovo anticiclone non ha generato un'impennata nei valori dei maggiori agenti inquinanti. Torna a vincere Altamagnini, il Civitavecchia. I nerazzurri battono per 2-0 Lazio con i gol di Cerone e Ruggero, tre punti che lanciano l'11 di Caputo al quarto posto a meno 6 dai playoff. Buonasera dal TRC Giornale. Si trasforma in polemica politica la querelle sull'impianto di pescicoltura a largo della Frasca che sabato scorso ha vissuto un momento particolarmente importante con la partecipata manifestazione di protesta svoltasi in piazzale Guglielmotti. Pareri discordanti tra le forze politiche, come sentiamo in questo nostro servizio. Vediamo. Un palpabile senso di delusione tra i partecipanti alla manifestazione contro l'impianto di pescicoltura a largo della Frasca per l'assenza dei vertici dell'amministrazione che evidentemente, come emerso da diverse segnalazioni dei cittadini, hanno preferito una passeggiata alla marina piuttosto che l'incontro con i contestatori. Lo sostiene il Movimento 5 Stelle, che motiva l'assenza degli amministratori al fatto che in caso contrario sarebbero stati costretti a spiegare la loro reale posizione in relazione al progetto, emersa nell'ultima commissione ambiente, ma che si guardano bene dal manifestare pubblicamente. Per i grillini non resta quindi che attendere il prossimo Consiglio Comunale, nel quale, a loro giudizio, sarebbe opportuno che arrivassero finalmente soluzioni concrete da parte del sindaco tedesco e dell'assessore Magliani che tutelino il patrimonio naturale della Frasca. Forza Italia parla invece di strumentalizzazione riferendosi alla manifestazione di sabato scorso, giudicata fuori luogo perché a suo giudizio avrebbe dovuto svolgersi sotto la Regione, ente che autorizza l'impianto di pescicoltura e invita i consiglieri regionali del territorio a dimettersi se veramente non sapevano che si stava autorizzando un impianto che occupa un'area di ben 150 ettari. Forza Italia annuncia che procederà comunque con un'azione politica vera a ritagliare nel territorio e nei margini di manovra che, come anticipato anche dal sindaco tedesco e da colleghi della nostra maggioranza, ci sono. Al riguardo anticipa che il consigliere Massimo Boschini avanzerà in Commissione Ambiente richiesta di audizione del comandante della Capitaneria di Porto, Vincenzo Leone, per mettere agli atti le ragioni di quell'approccio precauzionale sollevato in gennaio e a cui ha fatto successivamente riferimento anche il Ministero alle politiche agricole. Cos'è cambiato dall'11 luglio, aggiunge Forza Italia, quando il comandante Leone ha espresso ufficialmente parere unico favorevole alla piscicoltura allo scorso mese di gennaio, quando lo stesso ha avanzato una richiesta di approccio precauzionale? Il PD, dal canto suo, esprime soddisfazione per la grande partecipazione alla manifestazione di sabato scorso e si complimenta ironicamente con Forza Italia per il coraggio e la faccia tosta con cui, anziché cospargersi il capo di cenere e chiedere scusa per non aver difeso la nostra città, cerca di riabilitare la maggioranza, scaricando la colpa sugli uffici regionali. Idem ricordano che in quegli stessi uffici, in sede di conferenza dei servizi, Manuel Magliani, assessore all'ambiente, ha dato parere favorevole al progetto, vidimando il verbale con tanto di firma. Il PD chiede quindi quale sia stato il mandato dato dal sindaco tedesco all'assessore Magliani per quella conferenza dei servizi. Qualora, aggiungono, il mandato fosse stato un no, Magliani dovrebbe essere cacciato per aver fatto di testa propria. Viceversa, ci troviamo di fronte ad una classe politica che pubblicamente dice una cosa e nelle segrete stanze difende ben altri interessi. Il PD conclude il suo intervento annunciando di aver scritto al Presidente della Regione, ai consiglieri e agli assessori competenti per chiedere un incontro urgente ove vagliare ogni possibilità per scongiurare un progetto del quale è contrario sia nel merito che nel metodo con cui è stato calato dall'alto senza che la città ne fosse a conoscenza, se non per i pochi intimi che hanno fatto finta di non sapere cosa stesse accadendo.
E proseguiamo con la cronaca. Jasmine, la ragazza di 16 anni, la cui scomparsa avvenuta sabato mattina dal villaggio del fanciullo, era stata denunciata dalla madre attraverso i social, è stata ritrovata a Bracciano nel corso di un'azione congiunta di polizia e carabinieri. È stata sempre la madre, nella tarda mattinata di ieri, a far cessare l'allarme attraverso Facebook, raccontando che la figlia era stata rintracciata nella cittadina lacustre in buone condizioni di salute. Dietro la scomparsa si intuisce, attraverso il racconto della donna, una situazione difficile che ha portato i servizi sociali ad affidare la giovane alla Repubblica dei Ragazzi. E intanto, nella notte tra sabato e domenica, gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Civitavecchia sono dovuti intervenire per sedare una rissa in via Montegrappa. In nottata, intorno alle 2, gli agenti, allertati da una segnalazione al 113, sono corsi nella via della Movida per la segnalazione di una grossa lite in corso tra giovani, sedata grazie all'intervento dei poliziotti che, giunti sul posto, hanno immediatamente identificato i ragazzi presenti. Dopo aver sentito alcuni testimoni, ricostruito l'accaduto e accompagnato negli uffici del commissariato di Viale della Vittoria e contendenti, i tre giovani sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. Nell'ambito dei controlli dei locali della Movida sono stati controllati 2 esercizi commerciali, 50 veicoli e identificate 70 persone. Ennesimo duro colpo inferto nella notte al bracconaggio ittico da parte delle fiamme gialle della stazione navale di Civitavecchia, che sul litorale di Santa Marinella hanno sequestrato ben 6.000 esemplari di ricci di mare, illecitamente pescati da 2 pescatori di frodo originari della provincia di Barletta, Andria e Trani. Il blitz dei finanzieri è scattato intorno alle 2 di stanotte dopo un accurato appostamento in un tratto di costa sul litorale di Santa Marinella, già precedentemente interessato a fenomeni di illegalità. I militari hanno individuato dapprima l'autovettura di appoggio dei 2 pescatori di frodo, che, approfittando delle perfette condizioni meteo, si erano immersi a fare razzia del prezioso echinoderma. Dopo una paziente e prolungata attesa, li hanno colti di sorpresa nel momento in cui i riemersi guadagnavano la riva e furtivamente caricavano a bordo dell'autovettura tutto il prodotto ittico illecitamente pescato. È scattato quindi il sequestro dei 6.000 esemplari di ricci di mare, pari a circa 300 kg, e di tutta l'attrezzatura da pesca utilizzata. Ai 2 bracconieri ittici sono state comminate sanzioni amministrative per complessivi 4.000 euro. Tutti i ricci di mare sequestrati sono stati immediatamente rigettati in mare allo scopo di garantire il ripopolamento dei fondali e di ristabilire l'equilibrio dell'ecosistema marino. E si apre una settimana importante e particolarmente delicata sul fronte politico per la coalizione di centrodestra al governo di Civitavecchia. Domani infatti il sindaco Ernesto Tedesco dovrà proporre la terna dei professionisti che andranno a comporre il consiglio d'amministrazione di Civitavecchia Servizi Pubblici, e alla vigilia dell'importante appuntamento al primo cittadino e agli alleati è arrivato l'avvertimento di Fratelli d'Italia. Ma sentiamo. Fratelli d'Italia è da sempre un partito coerente, leale e rispettoso degli impegni assunti nei confronti degli elettori e degli alleati di coalizione. Inizia così una lunga nota nella quale il partito suona la sveglia al sindaco e al resto della maggioranza di centrodestra alla vigilia della scelta del nuovo consiglio di amministrazione di CSP e del sempre più probabile rimpasto di giunta. Era prevedibile che i meloniani avrebbero fatto sentire la loro voce alla luce delle voci sempre più insistenti che li vorrebbero esclusi sia nella rappresentanza in seno alla partecipata del Comune e sia nell'eventuale rimpasto di giunta. Nel documento Fratelli d'Italia sostiene di dover constatare come a livello locale non tutti gli interlocutori politici assumano condotte che per linearità e chiarezza neanche lontanamente sono equiparabili alle sue. Ognuno, continua la nota, è responsabile delle proprie condotte, ma non possiamo che stigmatizzare gli interlocutori che assumono impegni, li tradiscono, li rivedono e ne assumono di nuovi con la stessa prospettiva. Tale condotta non può essere più tollerata, soprattutto se mette il freno alla possibilità a donne e uomini scelti da Fratelli d'Italia e votati democraticamente dai cittadini di incidere appieno sulle sorti della coalizione a cui partecipano, in barba anche al principio della giusta rappresentatività. Fratelli d'Italia sottolinea poi che l'arroganza non solo priva la città delle migliori energie, ma non aiuta nemmeno la coalizione che sta imboccando una strada pericolosa, lastricata da 1.000 insidie. Siamo fermamente convinti, aggiungono i meloniani, della necessità di coinvolgere con pari dignità e con adeguata rappresentatività tutte le forze politiche che fanno parte di una coalizione.
che ha ricevuto dagli elettori il mandato per amministrare la città e realizzare un programma che ci sentiamo assolutamente obbligati a realizzare. Siamo certi, conclude il documento, che il sindaco, assieme a tutte le forze politiche di maggioranza, saprà porre fine a determinati atteggiamenti per ritrovare lo slancio che oggi serve all'amministrazione comunale per raggiungere gli obiettivi ambiziosi che abbiamo promesso di perseguire e raggiungere per il futuro della città. E il sindaco di Tarquinia, Alessandro Giulivi, si è sfilato dal gruppo dei primi cittadini del territorio che stanno proponendo mini impianti di smaltimento dei rifiuti per raggiungere l'autonomia. Una scelta che ha colto di sorpresa i colleghi con la fascia tricolore, i quali invitano Giulivi a ripensarci, sottolineando che adesso il territorio si trova a essere un soggetto indicato come modello per la sua scelta chiara e fortemente improntata all'autosufficienza e all'indipendenza proprio da quei poteri sovracomunali che tanto spesso hanno calato dall'alto le loro decisioni sulle nostre popolazioni. I sindaci parlano della possibilità di realizzare un sistema di smaltimento di loro scelta, con impianti realizzati con fondi regionali e di proprietà interamente pubblica, che possano lavorare esclusivamente ai rifiuti prodotti nei comuni. Forti dell'espressione dei nostri consigli comunali, aggiungono, abbiamo peraltro già sgombrato il campo da ogni possibilità di incenerimento di rifiuti sul nostro territorio e se serve torneremo a farlo con ancora maggiore fermezza, anche perché la Regione Lazio, con Zingaretti da un lato e il segretario della Lega Salvini dall'altro, hanno ugualmente detto no a tale ipotesi scellerata per la nostra area. Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal tardo pomeriggio di oggi e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio venti forti a burrasca, specie sui settori costieri, con raffiche di burrasca forte a ridosso dei crinali appenninici, mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro Funzionale Regionale ha pertanto emesso un bollettino con allerta gialla per vento su tutte le zone di allerta del Lazio. La sala operativa permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del sistema di protezione civile regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Nonostante l'alta pressione abbia ricominciato in altre zone d'Italia a rendere l'aria irrespirabile, a Civitavecchia per la seconda settimana consecutiva si è registrato un calo dei valori dei singoli agenti inquinanti controllati dalle centraline gestite da ARPA Lazio. Particolarmente significativa la diminuzione dei biossidi di azoto, ma sentiamo il servizio, vediamo. La pressione atmosferica torna ad aumentare, ma fortunatamente i biossidi di azoto continuano a diminuire, in particolare in via Roma, storicamente l'area di massima concentrazione per quanto riguarda Civitavecchia. Il nuovo anticiclone, che per giorni ha tenuto lontana la pioggia, non ha generato, come era avvenuto il mese scorso, un'impennata nei valori dei maggiori agenti inquinanti controllati dalle centraline disseminate nel territorio urbano. L'ultimo report pubblicato sul sito istituzionale di ARPA Lazio è relativo al periodo compreso tra il 27 gennaio e il 2 febbraio, evidenzia infatti un ulteriore incoraggiante calo dei valori di tutti gli agenti chimici controllati. In via Roma, diventato ormai il punto nodale dell'inquinamento civitavecchiese, i biossidi di azoto sono scesi dai 99 microgrammi al metro cubo del report precedente agli 80 di quello attuale. Al porto si sono misurati 31 microgrammi al metro cubo, a Villa Albani 37 e in via Morandi 30. In tutti e tre i casi i valori sono inferiori rispetto a quelli misurati la settimana precedente. Le polveri dal canto loro hanno fatto registrare una media di 21 microgrammi, 4 in meno rispetto all'ultima settimana. Stabili i livelli di monossido di carbonio rilevati in città, rimasti a 0,4 microgrammi, e in netto calo invece a Fiumaretta, dove si è passati da 1,2 a 0,4 microgrammi. In calo anche il benzene, certificato a 0,4 microgrammi, mentre l'ozono ha fatto registrare ancora un lieve aumento, arrivando a toccare i 53 microgrammi. Per quanto concerne i valori registrati nelle centraline che si trovano nei quartieri, i livelli più bassi per quanto riguarda i biossidi di azoto sono stati rilevati a Sant'Agostino, con un picco massimo di 5 microgrammi, ancora una volta tra i più bassi di tutto il Lazio, assieme ai 7 microgrammi di Aurelia, mentre i più alti a Fiumaretta e a San Gordiano, dove si sono raggiunti 19 microgrammi. Per quanto concerne le polveri, si va dai 14 microgrammi misurati a Borgata Aurelia, ai 16 di Sant'Agostino, ai 21 di Fiumaretta e del Faro, ai 22 di San Gordiano e ai 23 di Campo dell'Oro.
Piccolo commercio sempre più in crisi, dopo 3 anni di vendite in negativo ha chiuso il 2019 con un'ulteriore flessione nelle vendite pari allo 0,8%, lo rivela l'ex dirigente nazionale di Confcommercio Tullio Nunzi, che parla di certificazione dello stato di grave crisi del commercio di vicinato e purtroppo di una tendenza contraria alle vendite del commercio al dettaglio in generale, che fa invece registrare un aumento dello 0,8%. Per Nunzi la crisi del piccolo commercio è visibile anche a Civitavecchia, dove negozi storici o posizionati nel centro della città vengono chiusi e da mesi appare il triste cartello "affittasi", a dimostrazione che è entrato in crisi un settore primario per produzione del prodotto interno lordo e per l'occupazione. Non si torna quindi a sollecitare un consiglio comunale aperto sulla questione prima che si arrivi a conseguenze drammatiche, con perdite di posti di lavoro e di servizi per i cittadini. Nel frattempo invita alla costituzione immediata di un comitato consultivo permanente composto dalle categorie e dall'amministrazione comunale che decida gli interventi immediati, necessari e straordinari per porre fine alle chiusure delle imprese. Si chiama Anima Bella, il film interamente girato a Civitavecchia e che uscirà nelle sale cinematografiche entro la fine del 2020. A presentare l'opera prodotta dalla BB Film durante una conferenza stampa al Comune sono stati il regista Dario Albertini e il coordinatore di produzione Antonio Tozzi e insieme a Piero Pacchiarotti e Nicoletta Morici. Ma sentiamo le interviste. Giancarlo Frascarelli, una produzione cinematografica interamente girata a Civitavecchia, quanto è importante per la città di Civitavecchia in termini anche di visibilità? Beh, innanzitutto il nome di Civitavecchia, la nostra città, è stata scelta per le sue bellezze. È importante perché si sta cercando di snellire la burocrazia e chiaramente avvicinare sempre più queste compagnie cinematografiche a investire, a intervenire, perché ci interessa anche la macchina lavoro, i tanti giovani che partecipano. In tutto questo insieme, ringraziando in questa situazione Nicoletta Morici e Piero Pacchiarotti, che da anni si occupano di questa, che è questa materia così importante, questa attività che nella nostra città sta crescendo, noi che cosa facciamo? Cercheremo di, con il nuovo regolamento, come ha detto il Presidente del Consiglio, come ha detto il Vice Sindaco, tutto quello che è lo sviluppo, la prospettiva che in qualità di Vice Sindaco Assessore sta portando avanti, che non spetta a me, ci sarà un'altra occasione, però noi cercheremo, come nel mio piccolo, di snellire quella burocrazia che allontana, che è noiosa e che fa male in questo caso e in altri aspetti alla nostra città e alla nostra Italia. Il film racconta la storia di una ragazza che vive in campagna e che per un problema del papà è costretta ad andare in città. E qui a Civitavecchia, diciamo, siamo riusciti a trovare tutte e due le due bolle del film, quindi la parte più, quella più bucolica e l'altra quella più urbana. Una logline. Sì. Era rimasto affascinato da Civitavecchia? Ma io la conosco da tanto, tutti i miei lavori, insomma, a parte qualcosina, li ho tutti fatti qui, perché mi trovo bene, perché è una città che mi permette, insomma, mi dà la possibilità di raccontare quello che in questa fase ho bisogno di raccontare, e quindi mi trovo molto bene con le persone, con appunto chi ci ha permesso di realizzare il film. 39 giorni di riprese, per 2 mesi di riprese, ci siamo fermati per la pausa natalizia, e c'è stato anche un mese di preparazione a novembre. E ricordiamo che il film è prodotto da Angelo Barbagallo di BB Film insieme a Phoenix Entertainment, Elsinor Film e il sostegno del MIBAC, cioè del Ministero dei Beni Culturali. Ultimissima domanda, si sa già quando potrebbe uscire? Entro la fine dell'anno, eccoci, questo sicuramente. E ovviamente è un'uscita cinematografica di sala. Si chiama Raffaele Testaguzzi e frequenta la terza I della Scuola Media Ennio Galice ed è il vincitore del concorso promosso da Amministrazione Comunale Fondazione Caricev, Proloquo e Coordinamento di Ofaro Carnevale per la realizzazione del manifesto della 24esima edizione della manifestazione. A selezionarlo è stata una commissione composta da rappresentanti degli enti, artisti e professionisti locali, tra cui Bianca Moraia, Rosalba Padroni, Raffaele Ballirano, Donatella Sena e presieduta dall'antropologa Chiara
Chiara Scardozzi. E il coordinamento di Io Farò Carnevale esprime soddisfazione e orgoglio per la conclusione del concorso per il bozzetto della 24esima edizione della manifestazione, un orgoglio che il coordinamento motiva con la presenza nel comitato organizzatore di importanti enti quali la Fondazione Cassa di Risparmio e la Proloco che hanno sposato l'iniziativa. L'amministrazione comunale ha avuto il piacere di festeggiare Pace Frassati nella ricorrenza del suo 102esimo compleanno. A portare alla straordinaria donna civitavecchiese saluti del sindaco tedesco è stato l'assessore ai servizi sociali Alessandra Riccetti durante la festicciola di compleanno organizzata alla Casa Santa Rita. Alla signora Pace sono stati consegnati una targa ricordo e un omaggio floreale. Ed è tutto per questa edizione, ma restate con noi perché ora seguiranno le news di sport con TRC Sport. Quindi non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di programmi, naturalmente di serata. Bentrovati a TRC Sport, consueta carrellata del lunedì per riguardo ai risultati del weekend. Partiamo con il calcio, ancora 2-0 per il Civitavecchia, ma stavolta in casa. Altamagnini e Azzurri hanno battuto Lanzio grazie alle reti tutte nel secondo tempo di Cerroni e Ruggero. Dopo un primo tempo equilibrato e senza emozioni ci ha pensato il bomber civitavecchiese a segnare l'1-0 su splendido assist di La Rosa al minuto 15. Due minuti dopo l'arbitro concede un dubbio rigore agli ospiti che però falliscono la chance di pareggio con Giordani che calcia incredibilmente alto. Al 28esimo ci pensa Ruggero a chiudere il match con il 2-0 segnato triplando il portiere avversario. Un successo che porta i nerazzurri al quarto posto solitario a quota 37, a soli 6 punti dal secondo posto che vale i playoff. Le parole di mister Caputo. Paolo Caputo, tornate alla vittoria anche in casa, dopo la vittoria appunto con il Falasche Lavigno, il pareggio la settimana prima invece con il Cinzia. Quanto è importante questa vittoria e sei soddisfatto della prova dei tuoi? Ma soddisfattissimo, perché era una partita molto, molto difficile. Loro ci hanno messo in difficoltà, specialmente nel primo tempo, chiudendoci molto bene le linee di passaggio. Nell'intervallo ho detto ai ragazzi di avere pazienza, perché non credo che avessero potuto tenere, e così è stato, quel ritmo di chiusure e di avanzare il baricentro alzando i terzini, e così insomma siamo stati molto più offensivi e siamo riusciti a sbloccare poi dopo il risultato. Adesso arrivano 3-4 partite contro formazioni che sono sotto di voi, con una bella striscia di vittorie c'è la possibilità davvero di rientrare in corsa per i playoff, ci credete? Ma noi adesso bisogna stare sereni e orgogliosi di aver raggiunto il quarto posto, perché adesso, vista la classifica, siamo quarti. Incontrare squadre che sono sotto di classifica e che lottano per salvarsi è ancora più difficile, perché non giocano in maniera aperta, quindi è difficile perché abbiamo visto anche oggi una squadra che ha giocato molto bene, ripeto, nelle chiusure di passaggio e in contropiede. Quindi dobbiamo aspettarci tutte le partite di questo tipo, però abbiamo anche la consapevolezza che abbiamo recuperato tutti gli effettivi, quindi posso permettermi di fare dei cambi importanti e consapevole di avere dei bravissimi giocatori. Termina con uno scialbo 0-0 il derby compressionale tra CS Le Soccer e Santa Marinella, valevole per il campionato di promozione disputato al Gagliardini. Partita bloccata, un classico scontro salvezza con le due formazioni che preferiscono non scoprirsi. L'unica occasione per i Leoni è arrivata con Ziani, mentre Del Dughetto per due volte ha murato sulle conclusioni degli ospiti. Con questo pareggio la CS Le Soccer muove la classifica, ma non riesce ad accorciare sulle squadre che sono davanti in classifica. Spazio alla pallavolo, una partita dalle mille emozioni per chi tifa di Evolution. Nel big match del campionato di Serie C, la squadra di Alessandro Sansolini ha travolto per 3-0 il Viterbo ed ha conquistato il secondo posto del girone A.
Ora i rossoblù sono a meno 2 dalla capolista Paglianus. La Revolution dedicata alla vittoria a Pino Cristini, lo storico dirigente dell'ASP, scomparso la scorsa settimana, ricordato prima della partita. Parte con una sconfitta il girone di ritorno per la Margutta nel campionato di B2. A Roma le rossoblù hanno perso per 3-1 contro il Volleroga Saldepazzi, una delle migliori formazioni del girone H. Anche le dirette concorrenti per la salvezza hanno perso, per cui in classifica non cambia nulla per Yang e compagni. Ma torniamo alla Revolution ascoltando l'intervista. Patrizio Stefanini, Antonio Piscini, vittoria per 3-0 con dedica speciale per Pino Cristini. Cioè, è sembrato davvero che c'era qualcosa di magico stasera? C'era, nel senso che... guarda, è un po' complicato da spiegare, però erano 50 anni tutti insieme. No, confermo quello che dice Patrizio, specialmente il primo set c'era un qualcosa di difficile da tirare via, diciamo. Poi fortunatamente è andata bene, dai. Avete incontrato una squadra esperta come Viterbo, 3-7 diversi, uno loro, voi in rimonta, uno loro che invece hanno provato a riaprirlo nel finale. Insomma, ci è voluta la migliore Revolution oggi per vincere questa partita. Sì, ma sapevamo anche che oggi loro per mettere la palla per terra dovevano sudare, è stato così, perché oggi abbiamo difeso, abbiamo attaccato, abbiamo murato, abbiamo anche sbagliato, però siamo rimasti sempre lì e penso che questo è il carattere che dobbiamo tenere se vogliamo vincere il campionato, cioè è così che si gioca. Antonio Piscini, vittoria per 3-0, però è stata una vera e propria battaglia in campo. Sì, è stata una bella battaglia, una bella partita, palla su palla, combattuta, sono belle partite che uno ha piacere a giocare, poi fortunatamente abbiamo vinto noi, quindi è ancora più bello. Secondo posto raggiunto, il Paglianus resta in vetta alla classifica con 2 punti e adesso parte l'inseguimento. Ma il Paglianus deve venire a giocare qua, quindi vediamo alla fine del campionato chi sta sopra. E la telecronaca della partita tra Revolution e Viterbo andrà in onda questa sera alle 21.20 su TRC, ma passiamo al basket. Quinta vittoria in 6 partite per la Stamar 90 C Gold. Al Pala di Cucci, strapotere dei rossoneri che sconfiggono per 97-71 il quotato Rottaferrata, nonostante l'assenza dell'ultima ora del febbricitante Gian Vincenzi. Dopo un primo quarto equilibrato, nel secondo la squadra di Ferdinando De Maria allunga e poi fa il vuoto nel terzo. Grande giornata per Cicovic che ha primeggiato con 27 punti, in luce anche Bottone con 18. Grazie a questo successo i Civitavecchiesi si confermano tra le squadre più in forma del campionato e vogliono conquistare un piazzamento d'altro profilo. Le parole di coach De Maria. Ferdinando De Maria, un'altra vittoria schiacciante per la Stamar 90, la quinta nelle ultime 6 partite, però questa volta contro Rottaferrata, per cui una squadra di alto livello per il campionato. Sì, abbiamo fatto secondo me una partita molto solida fin dalle prime battute. Coach Bussi ci ha provato a metterci in difficoltà con la zona, la loro famosa zona 3-2 che tanto abbiamo sofferto all'andata. Siamo stati bravi subito a colpirla dall'arco, ma anche a trovare i giusti adattamenti che avevamo provato in settimana, quindi sono molto contento per la vittoria e soddisfatto per la gara. Una bella prestazione, una bella esultanza anche in finale di partita, ha dato anche alla carica a tutto il pubblico Civitavecchiese. Sì, speriamo che con questa vittoria portiamo un pochettino di entusiasmo di nuovo alla cestistica. Come già ho detto più e più volte, non è assolutamente la classifica è beffarda, noi non ci meritiamo di stare in questa posizione. Come hai detto tu, è stata la quinta vittoria in 6 giornate, nelle ultime 6 giornate, dovuta anche al fatto, cioè la sconfitta contro Viterbo secondo me è stato un episodio, perché magari se fossimo stati concentrati come abbiamo giocato questa partita qua, forse a Viterbo avremmo anche guadagnato i 2 punti. Ciò nonostante, complimenti a Grotte che comunque ha fatto un'ottima gara secondo me, perché comunque non siamo riusciti a limitare Ridolfi, Rossi, Reali, cioè alla fine comunque i loro giocatori di punta hanno fatto il loro gioco. Noi siamo stati più bravi, abbiamo avuto un apporto da tutti quanti, quindi è stata una vittoria corale di squadra, bravi ragazzi. A questo punto anche l'ottavo posto sta stretto? Beh, sta stretto, ti dico di sì, perché comunque secondo me con l'aggiunta di Matteo abbiamo avuto la possibilità di allungare le rotazioni e giocare molto, molto più grossi, come è stato infatti durante il terzo quarto della gara.
Sicuramente ottavo posto non è la posizione che ci meritiamo. Proveremo a far bene nelle prossime gare, a vincere, proveremo a recuperare, a vincere altri, a prendere altri due punti a Frascati, che anche là è una partita molto molto tosta. Ci si prova, proviamo a restare dentro i playoff e poi quello che viene ben venga. E la telecronaca della partita tra Stemar 90 e Grottaferrata andrà in onda domani alle 18.30 su TRC. Chiudiamo la palla a nuoto perché c'è stato un esordio con vittoria casalinga per la Coser al Palagalli in un match molto interessante per la Serie B. La squadra di Daniele Lisi ha sconfitto per 10-6 la Gepi, una delle più autorevoli candidate alla conquista dei playoff. Grazie a questi tre punti le gialloblu sono in testa alla classifica assieme a Latina a punteggio pieno. Questa notizia si chiude l'appuntamento con TRC Sport, ma rimanete dove siete perché andiamo a scoprire che tempo fa con il meteo. Buon proseguimento!